Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video, un video che si prospetterà essere carico di informazioni a proposito del futuro di Larian e di Baldur's Gate 3. Iniziamo dunque. Sven Vincke, proprietario e direttore creativo degli studi Larian, ha di recente rilasciato un'intervista a GameSpot alla conferenza GDC, di cui lascio il link in descrizione se volete andare a visionare tutta l'intervista. Dura circa 24 minuti, ma in questo video mi concentrerò principalmente sugli aspetti cardine. Affrontiamo quindi i due argomenti più importanti. Il primo sono i DLC, che purtroppo non esisteranno per Baldur's Gate 3. Questa notizia di primo acchito potrebbe deludere molti di voi, ma ragazzi, state tranquilli perché le cose non sono così negative come sono all'apparenza. Larian Studios non è mai stata una compagnia orientata ai DLC, almeno non nell'ultimo decennio giù di lì. Un punto chiave in tutto ciò è che Sven segue una filosofia che io apprezzo tantissimo, ovvero non perdiamo tempo, non ripetiamo le stesse cose, concentriamoci sul cambiamento e cerchiamo costantemente di migliorarci, che è un po' quello che dovrebbero fare tutte le software house. La cosa interessante è che Sven ha dichiarato in questa intervista di aver considerato in passato un DLC per Baldur's Gate 3 dopo il grande successo che ha avuto il gioco, ma alla fine ha deciso di tornare sui suoi passi. Larian inoltre segue una particolare filosofia aziendale secondo cui una volta che acquistate il gioco l'avrete per tutta la vita. In buona sostanza non dovrete acquistare degli extra o comunque essere soggetti a particolari microtransazioni. Questo è stato dichiarato chiaramente ai DICE Awards. Vi chiediamo semplicemente di pagare solo un prezzo per il gioco e basta e potrete possederlo per il resto della vostra vita. Anche se obiettivamente se il gioco è riuscito particolarmente bene, un DLC comunque non ci stava affatto male. Il secondo argomento invece è quello un po' più pesante dal mio punto di vista e riguarda appunto il futuro della saga di Baldur's Gate. Ragazzi, mi dispiace, ma Baldur's Gate 4 non vedrà mai la luce da parte dei Larian Studios. Sven ha dichiarato apertamente che Larian non sarà più coinvolta nello sviluppo di titoli e prodotti legati all'universo narrativo di Dungeons & Dragons, nel setting dei Forgotten Realms. La supposizione più logica è che Larian continuerà con la serie di Divinity. Il primo Original Sin, se vi ricordate, fu un buon successo, mentre il secondo ha portato letteralmente Larian su un nuovo livello di esistenza, rendendo possibile quindi Baldur's Gate 3. In effetti, se vi ricordate, il successo di Original Sin 2 fu in particolare un'apripista per Baldur's Gate 3 a livello proprio di esperienza di sviluppo. Con il successo appunto di Baldur's Gate 3 sembra proprio il momento ideale per Larian Studios di ritornare ai fasti di quella serie. Larian, vi ricordo che non possiede Dungeons & Dragons o i Forgotten Realms, ma possiede la serie di Divinity, che ha una base di fan abbastanza solida e una storia già consolidata. Questo potrebbe far risparmiare loro molto tempo nello sviluppo del prossimo titolo. È innegabile, ragazzi, Baldur's Gate 3 risulta essere un'opera mastodontica, ovviamente non esente da difetti, ma sicuramente un'opera da gustare lentamente anche nei prossimi anni a venire. È un titolo che, secondo il mio modesto pensiero, invecchierà molto bene. Forse in futuro potremo vedere un'edizione definitiva di Baldur's Gate 3, ma non si sa ancora, onestamente. Sta di fatto che comunque il prodotto che abbiamo attualmente è un prodotto di ottima fattura. Passando quindi al prossimo progetto dei Larian Studios, Sven ha dichiarato che seguiranno un approccio simile a quello di Baldur's Gate 3. Lavoreranno pesantemente su una parte iniziale del gioco e lo rilasceranno in Early Access per ricevere i feedback dai giocatori, esattamente quello che è successo con Baldur's Gate 3. Per quanto riguarda invece i tempi di sviluppo, Sven ha detto che hanno l'ambizioso obiettivo di creare giochi in 3 anni, anche se dubito fortemente che in 3 anni riescano a partorire un prodotto di egual fattura o, speriamo, superiore alla qualità di Baldur's Gate 3. Quindi potremmo aspettarci il prossimo grande titolo di Larian intorno al 2028, anche se, come ho già detto, potrebbe richiedere un po' più di tempo del previsto, considerando che le cose raramente vanno come pianificato. Tuttavia hanno imparato molto da Baldur's Gate 3, il che dovrebbe accelerare molto il processo per il prossimo progetto.
Inoltre, sempre a proposito dello sviluppo di Baldur's Gate, non dimentichiamoci che lo stesso si è sviluppato durante i giorni della pandemia del Covid-19. La guerra in Ucraina, inoltre, certamente non ha aiutato, e non dimentichiamo che Larian aveva uno studio in Russia, lo studio di San Pietroburgo, che non è più elencato sul sito web e che è stato completamente chiuso. Questo è stato un grande problema da affrontare dal punto di vista aziendale. Le leggi erano davvero strane. Sven ha detto che avevano trasferito quasi tutti i membri dallo studio di San Pietroburgo ad altri studi della stessa azienda. Ma ancora più importante, molti sviluppatori di Larian avevano cari che erano gravemente colpiti dalla guerra, il che ovviamente, si sa, non è una buona cosa e può essere particolarmente distruttiva quando stai cercando di creare un titolo come appunto Baldur's Gate. Inoltre, giusto per non farsi mancare niente, Google aveva letteralmente interrotto lo sviluppo di Stadia, il che inevitabilmente ha fatto perdere un sacco di tempo agli studi Larian. Per non parlare poi della complessità e dell'innovazione che c'era dietro lo sviluppo di Baldur's Gate 3, e infatti hanno incontrato molte, molte difficoltà. Quindi speriamo che il prossimo lavoro dei Larian Studios non debba affrontare gli stessi ostacoli che hanno incontrato con lo sviluppo di Baldur's Gate 3. Sven, sempre nell'intervista, ha parlato dei Larian Studios come un'azienda molto riflessiva. Cerca attivamente di migliorarsi con ogni gioco e il track record di Larian ne è una prova, anche se non dobbiamo tornare troppo indietro nel tempo per vedere gli enormi risultati ottenuti. Tornando al discorso di Divinity Original Sin 1, è risultato un titolo davvero buono da parte di tutti coloro che lo hanno giocato, me compreso, ma è con Divinity Original Sin 2 che lo studio di sviluppo si è letteralmente superato. E con Baldur's Gate 3, che inizialmente era stato etichettato come il Divinity Original Sin 3, è stata la conferma che Larian Studios è riuscita a superarsi ancora una volta. Per cui faccio a meno di dire che l'intenzione dell'azienda è di continuare questo processo evolutivo, anche se Sven non ha voluto rivelare esattamente quale sarà la grande novità per il loro prossimo titolo. Ora però c'è da dire una cosa molto importante: come fare per rendere il prossimo titolo un'esperienza ancora più interessante, ancora più appagante di quello che è stato Baldur's Gate 3 l'anno scorso? È un'impresa veramente ardua. Quindi come si può ottenere un livello di qualità simile a quello di Baldur's Gate 3? Forse Larian non lo farà effettivamente, e questo non è necessariamente una cosa negativa. Baldur's Gate 3 potrebbe rimanere il gioiello della corona. Tuttavia, sempre Larian sembra essere decisamente impegnata nel realizzare il loro prossimo progetto, e onestamente lo spero anch'io, anche se mantengo l'hype molto moderato. Secondo un altro estratto da questa intervista, risulta che il futuro è particolarmente radioso per gli studi Larian. Il loro prossimo titolo potrebbe non essere l'RPG definitivo, ma è sicuramente sulla strada buona per esserlo. Uno dei loro principali problemi è come rimanere così ambiziosi senza finire per fare troppo. E infatti Sven ha dichiarato che in una recente riunione con i suoi direttori sono giunti alla conclusione che stavano cercando di fare troppo e che questo inevitabilmente avrebbe potuto compromettere la qualità del nuovo titolo. Quindi, qualunque sia il progetto successivo di Larian, sembra che stiano ancora puntando alle stelle, ma mantenendo i piedi per terra. E questa onestamente è una cosa che mi gratifica particolarmente tanto. Sven ha aggiunto anche che gli attuali piani e i progetti in via di sviluppo sono particolarmente ambiziosi e anche rischiosi, perché stanno testando cose nuove e innovative. Non si sa ancora niente, ragazzi, però onestamente apprezzo tantissimo dal mio punto di vista l'idea che una software house si possa spingere costantemente verso l'idea della perfezione, mettiamola così, anche se non è il termine più corretto, semplicemente sperimentare qualcosa di nuovo per offrire un prodotto sempre nuovo, o comunque provare a farlo. Che dire, ragazzi, alla luce di questa intervista io sono molto contento del fatto che Sven non si sia fossilizzato sulle radici di Dungeons & Dragons, appunto con la saga di Baldur's Gate. Un po' mi dispiace perché non ci sarà attualmente un'altra azienda in tempi umani che potrà
prendere in mano questo fardello e continuarlo. Se devo pensare un'azienda che potenzialmente potrebbe continuare questa saga, ma dico potenzialmente, l'unica azienda è la BioWare, visto che è stata l'azienda che ha dato vita alla saga di Baldur's Gate, ma non ci conto troppo, visti i recenti, diciamo. Che dire, ragazzi, fatemi sapere la vostra a proposito di tutto quello che è stato detto in questa intervista, che cosa ne pensate a proposito, e ovviamente scrivetemelo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!